Ciao amiche e ciao amici, che cos'è il rapport e come crearlo? Questo video per rispondere a Linda che mi segue su YouTube. Ora, il rapport tecnicamente è un rapporto empatico positivo, cioè significa che se io entro in rapport con l'altra persona, si crea una sorta di identificazione inconscia, identificazione inconsapevole, per cui l'altra persona tenderà a vedermi un po' come l'altro se stesso, divento fondamentalmente il suo alter ego. E noi dobbiamo tenere presente che noi possiamo dire di no a tutti, ma non di no a noi stessi. Per cui nel momento in cui entro in rapporto empatico, entro dentro la parte emotiva dell'altra persona fondamentalmente, perché il rapporto emotivo è quello più potente. Ci sono diversi tipi di rapporto. C'è un rapporto cognitivo, logico-razionale, per cui entro in contatto con l'altra persona da un punto di vista logico-razionale. Ad esempio, abbiamo entrambi lo stesso obiettivo di, che ne so, risolvere un certo tipo di problema sul lavoro, e allora lavoriamo assieme per quel lavoro lì e siamo in rapporto, diciamo, cognitivo sul lavoro. Poi esiste un rapporto di valori, condividiamo, diciamo, gli stessi valori, esiste un rapporto emotivo. Quell'emotivo è quello che produce poi l'innamoramento. Quindi questa è la definizione di rapport. Quindi cosa significa e come si fa a entrare in rapport? Bene, si deve creare questa sorta di identificazione. Io devo andare a soddisfare le esigenze logiche di questa persona, le esigenze cognitive piuttosto che le esigenze emotive, le esigenze di valore, le esigenze situazionali. Condividere una stessa situazione, ad esempio, un rapport situazionale. Siamo entrambi, diciamo, nello studio di un dentista in attesa del nostro turno e condividiamo, diciamo, un rapporto situazionale, una stessa situazione. Diventiamo in qualche modo collegati. Quindi per creare rapporto dobbiamo andare a soddisfare delle esigenze. Se vogliamo creare rapporto cognitivo, dobbiamo soddisfare esigenze cognitive. Se dobbiamo creare rapporto situazionale, dobbiamo creare una situazione che ci accomuni. Ad esempio, voglio conoscere una persona con la quale, che ne so, è sul treno, se riesco a condividere qualche cosa, ad esempio il viaggio, piuttosto che la meta, la destinazione, già si crea una situazione in cui la conoscenza è automatica. Posso condividere un corso di ballo, posso condividere qualunque cosa, già si crea una conoscenza automatica, diciamo così. Se riesco a soddisfare le sue esigenze emotive, invece andrò a creare un rapporto emotivo e quindi produrrò coinvolgimento, produrrò innamoramento. Io ho fatto diversi video che spiegano come realizzare tutto questo. Quindi identificate il tipo di rapport che volete ottenere, mettete la comunicazione efficace che vada proprio a colpire quell'area lì che voglio raggiungere in modo tale da creare il rapport in quell'area. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!